Live Social. Quando e come nasce la cooperativa sociale Matrioska e perché? Sì, dunque, la cooperativa sociale Matrioska nasce 12 anni fa. Sì. Perché? Perché un gruppo di ragazzi bielorussi, ormai diventati adulti, sono rimasti a vivere in Italia. Erano ragazzi che venivano in Italia attraverso le accoglienze dei progetti Chernobyl. Sì. E c'è stata la possibilità di farli venire in Italia e quindi attraverso il tutoraggio di altre cooperative sociali in cui anche io lavoravo abbiamo pensato di formare una cooperativa sociale, si chiama appunto Matrioska in onore alla provenienza dei ragazzi, ed è una cooperativa formata da ragazzi appunto con disabilità, disagio psichico, e che in qualche modo ha pensato di muoversi nell'ambito proprio della creatività e della cultura attraverso una serie di attività di animazione sul territorio, nelle scuole, attraverso anche attività di riprese, attraverso anche la realizzazione di alcuni film di cui magari dopo potrò parlare. Sì. E quindi ecco, da questo nasce questa cooperativa sociale, in cui quello che si è voluto mettere al centro è stata proprio la capacità creativa di questi ragazzi. Ecco, e questo è davvero molto 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 importante. E insomma, però entriamo ancora di più a fondo, entriamo nel cuore della cooperativa sociale Matrioska e voglio renderti unica, giustamente perché lo sei, unica e diversa da tutti gli altri. Quali aspetti da presidente, quale sei, non trascuri davvero mai nel quotidiano? Ah beh, allora, la relazione fra tutti i ragazzi e le persone, diciamo, che lavorano all'interno della cooperativa, questo rimane sempre l'elemento principale, cioè nel senso che tutte le nostre attività sono organizzate per essere in funzione della crescita di tutto il gruppo e non sono e non viceversa, quindi diciamo che proprio l'impostazione della cooperativa sociale è questa, di essere il lavoro a servizio del gruppo e non viceversa. E questo è un bel aspetto, dai, bello da dire e da condividere, perché alla fine è sempre un lavoro a doppio senso, e mettere a disposizione qualcosa, perché all'interno della cooperativa ci possono essere materiali vari nei vari laboratori, ci vuole però sempre il rispetto e la comprensione anche reciproca, perché un po' quello che si ha a disposizione è un bene comune per la collettività. E insomma, in realtà come queste valorizzano anche i nostri municipi e il nostro territorio, perché appunto, come detto prima, qui c'è di mezzo un club per gli anziani dove circola anche della cultura, si fanno dibattiti, insomma gli anziani stessi andrebbero più ascoltati, perché dall'alto della loro saggezza hanno tante storie da raccontare e spesso vengono purtroppo snobbati, si sentono ma non si ascoltano e c'è differenza davvero. E poi c'è di mezzo anche il teatro, quindi anche mentre scende le rappresentazioni e condividere è molto utile e interessante, e anche corsi di italiano, insomma veramente complimenti, perché c'è un grande fermento all'interno e non ci si annoia mai. No, non ci si annoia mai. Devo dire che fra le altre cose, quello che magari anche non abbiamo citato è che noi stiamo chiudendo anche la realizzazione di un film, un docufilm che ha trattato un po' i temi della pace, proprio legato al laboratorio fatto con il gruppo dei ragazzi, sì, della cooperativa Matrioska, certo. Che è un film appunto fatto con la Direzione Generale del Cinema e dell'Audiovisivo all'interno di un progetto che si chiama Pinocchio. Oltre a questo appunto noi gestiamo questo teatro e realizziamo corsi di ceramica, corsi di riciclo creativo e soprattutto è molto interessante l'esperienza che stiamo facendo del corso di italiano per le persone straniere, che è del tutto assolutamente gratuito. Sì. E piano piano il passaparola ha portato quest'anno 40 persone, moltissime donne del Bangladesh, che per la prima volta si trovano in un'esperienza anche di relazione con persone che vengono da una parte del mondo totalmente opposta, perché parliamo, sì, di ragazzi bielorussi che si mettono appunto in contatto con persone che vengono dal Bangladesh, quindi culture e esperienze molto diverse. Oltre a questo appunto poi abbiamo un cartellone di spettacoli sia per i bambini, che facciamo la domenica pomeriggio, di commedie appunto che sono diciamo all'interno di una programmazione annuale. Ti auguro davvero il meglio a 360 gradi. Passiamo subito a ricapitolare i contatti di Gaia Carletti, presidente della cooperativa sociale Matrioska, che si trova in via Tor Caldara 23 a Roma. Abbiamo il
333-2093-605 e il cellulare lo 06-54-30-422 è il numero fisso. Teatro San Gaspare è la pagina Facebook ed Instagram, due pagine aggiornate sempre nei contenuti, mettete tanti like e condividete. E poi Matrioska 2010-2011 @libero.it è l'indirizzo mail. Un saluto ancora alla nostra ospite Gaia Carletti, un saluto a tutti. Grazie. Grazie a tutti, arrivederci. Rimanete sempre con noi, Live Social, Radio Roma Capitale. Live Social.